Questa mattina è stato effettuato un sopralluogo dal sottosegretario alla Regione Abruzzo Umberto D'Annunzis presso la spiaggia di Alba Adriatica per la lotta contro l'erosione della costa. Doveva esserci anche il presidente Marsiglio, ma purtroppo l'ennesimo tampone ha evidenziato ancora la positività del governatore. Il sottosegretario ha evidenziato l'importanza e la bontà dei lavori, dando anche una tempistica sulla conclusione dell'intervento. Sottosegretario, proseguono i lavori, tanti i cittadini venuti qui ad Alba Adriatica, speranzosi di poter vivere un'estate a pieno? Sì, i lavori proseguono, si tratta di un grande intervento che finalmente può dare una stabilità per diversi anni a questa zona, una zona che in passato è stata trascurata, non sono stati fatti interventi duraturi, bensì solo palliativi che duravano uno o due mesi. Con quest'opera si dà la possibilità alla parte nord di Alba Adriatica di rivivere, agli operatori di avere fiducia nel futuro in attesa che poi si faranno ulteriori investimenti. La Giunta regionale d'Abruzzo ha messo la lotta all'erosione tra i punti cardine del suo programma e quindi anche nella distribuzione delle risorse degli FSC, dei fondi strutturali, terrà in considerazione questo problema. Questo è un intervento che prevede una diciamo, movimentazione di sabbia per 90.000 metri cubi, a cui si aggiunge un progetto di viarante per ulteriori 20.000 metri cubi e un ulteriore ripascimento che sta per iniziare di ulteriori 12.000 metri cubi. Quindi diciamo, gli interventi sono tutti finanziati e non vedo quali possono essere i problemi. Io penso che nel giro di 7-10 giorni la spiaggia potrà essere completamente utilizzabile, anche perché ci sposteremo a sud e andremo a fare altri interventi lungo tutta la costa, considerato che molte zone dell'Abruzzo soffrono di queste problematiche.